Non è possibile, ci siamo visti ieri. Ok, sono le 7 del mattino, è prestissimo. Tra 40 minuti dobbiamo andare a fare il test per il coronavirus. God bless, rapid test. Per fortuna che ci sono i test rapidi. Però prima devo finire di filmare per voi l'ultima clip per l'ultimo video, perché poi sono a posto per praticamente 3 settimane. Non ci credo quanto mi sono organizzata, non sapete le ore in cui ho filmato. Voi umani non potete sapere, non posso urlare perché già sta dormendo, perché è veramente presto. Quindi vado a finire di filmare e poi vi racconto cosa succederà oggi, perché tra oggi e domani, mamma mia, solo il pensiero piano. Sono truccata, ho finito di fare il video leggermente un po' meglio rispetto alla prima clip di questo video. Vi spiego velocemente perché molto probabilmente cascherete dalle nuvole, perché nessuno sa niente a parte mio papà. È stata una decisione all'ultimo minuto. In pratica avevamo un viaggio io e Jay a settembre, dovevamo stare una settimana a Vancouver e 10 giorni alle Hawaii, solo che verso il 15 agosto il governo canadese ha esteso la chiusura ai confini statunitensi. Sapete un po' com'è la situazione negli Stati Uniti, non è proprio il massimo, e avremmo dovuto fare degli scali anche in aeroporti statunitensi, ma soprattutto praticamente le Hawaii avevano un sacco di regole super super strette, non si poteva praticamente fare niente sull'isola, cioè in senso su Honolulu, sul sito del governo tipo c'era scritto che se uno va in spiaggia puoi solo entrare in acqua, non puoi stare sulla spiaggia, non si possono fare un sacco di cose appunto per la situazione in cui viviamo. E quindi alla fine io già ci siamo guardate e abbiamo detto, cioè, cosa mi faccio un viaggio, che comunque le Hawaii sono belle lontane, perché contate che dovremmo andare a Vancouver e sono tipo 4-5 ore di viaggio, e in più da Vancouver alle Hawaii sono altre 8 ore di viaggio, quindi non parliamo di un viaggio proprio leggero. E praticamente ci siamo guardate e abbiamo detto, ok, cosa andiamo a fare se poi andiamo lì e non possiamo fare nulla, non sappiamo neanche se ci fanno entrare. Quindi alla fine abbiamo detto, ok, cancelliamo il viaggio. E quindi visto che appunto il nostro viaggio se n'è andato un po' così, ho pensato, ok, se tutto sta andando a rotoli quest'anno, forse riesco a fare una cosa buona, ovvero venire a trovare appunto i miei genitori e tornare in Italia. E appunto mia mamma non sa niente, mio papà sa, perché dovevo organizzarmi con lui perché ho bisogno che qualcuno mi venga a prendere a Milano, però mia mamma non sa niente, a meno che mio papà non abbia spillato il tè. Papà, hai spillato il tè? In teoria non sanno, cioè non sa nulla. E appunto adesso stamattina andiamo a fare il test, perché siamo andati a Montreal e abbiamo fatto un volo sia all'andata che al ritorno, per essere sicuri, cioè in senso corna su corna non è successo niente, però per essere sicuri sia per me stessa che per la comunità, o comunque anche per il fatto di sto per affrontare un viaggio internazionale, quindi stare 9 ore in aereo, quindi voglio essere sicura al 100% di non avere il virus, perché mi sentirei troppo in colpa se magari avessi il virus e andrei ad infettare altre persone. Quindi per sicurezza di tutti abbiamo deciso di fare il test oggi, il test rapido, così poi sperando che sia tutto positivo, in senso negativo il risultato, non positivo, ma che ci siano appunto notizie positive, riesco a partire. Quindi in realtà è tutto un po' così, perché ovviamente se il test, se risulta positivo al coronavirus, non parto, cosa che, cioè, questo vlog sarebbe le cascate del Niagara 2, le cascate del Niagara 2.0, perché tipo piangerei disperata. Quindi incrociamo le dita, preghiamo tutti i dei della terra che il test sia negativo. E niente, quindi questi sono i piani. Se vi chiedete se Jay verrà, no, Jay non verrà, non vi preoccupate, viviamo lo stesso, cioè siamo due esseri separati, siamo una coppia ma siamo anche due esseri separati. Purtroppo Jay non riesce a venire, a meno che, non lo so, mi fa una sorpresa, ma non penso. E niente, quindi andiamo, imbarchiamoci in questo viaggio, perché è la prima volta che viaggio internazionalmente dal Canada a Milano, viaggio internazionale nel 2020 con una pandemia
corna su corna, tutto va bene, ma prima andiamo a fare il test. 2 hours later. Ok, ragazzi, ottime notizie. Test fatto, siamo negativi, sia io che Jay. Yes. Sensazione del test non è la cosa più piacevole che ci sia, ma è assolutamente fattibile, ovvero cioè, dura talmente poco che poi il fastidio, cioè 2 secondi, anche perché poi io l'avevo già fatto un test, l'avevo fatto a inizio marzo quando era iniziata la pandemia, non so se vi ricordate, ma avevo avuto un mese di febbre a inizio pandemia e quindi i dottori per sicurezza mi hanno fatto il test e anche allora ero risultata negativa, quindi doppio negativo per me, siamo contenti, sono contentissima. Non vi dico la felicità. Ora sono a casa, sto finendo di fare delle cose al computer, ma soprattutto sono qui che sto impacchettando i make-up. E questa è la situazione, credo che questi siano i trucchi che mi porterò. So che per qualcuno possono sembrare tanti, ma fidatevi che per me questo, cioè mi sto già contenendo perché sarò praticamente un mese, quindi cioè, top. Sono qui che sto cucinando come una pazza, sto cucinando pranzo per me, per Jay, ma poi sto cucinando anche per il mio volo, perché in realtà una delle cose diverse nel volare nel 2020 è che non mi daranno cibo, non so se mi daranno cibo nell'aereo, presumo di sì, ma in generale il cibo dell'aereo non è mai buono, però di solito quello che facevo andavo prima all'aeroporto, poi andavo nelle lounge, quindi nelle lounge c'è sempre cibo ed è anche buono, però appunto tutte le lounge sono chiuse a causa della pandemia. Frittata e pollo cotoletta, insomma, pollo fritto. E via, mi preparo e si va in aeroporto. Aeroporto è vuoto. Il volo è stato letteralmente una passeggiata, in totale eravamo 60 passeggeri, cosa che era pochissima. Dal Canada ti fanno firmare un foglio dove tu metti tutti i dati e diciamo si chiama contact tracing, che significa tracciamento di contatto per sapere, così che il governo svizzero sappia perché stai arrivando in Svizzera e quando, qual è la tua final destination, quindi qual è la tua destinazione finale. Detto ciò, il viaggio è stato super easy, eravamo così pochi che non mi sono sentita mai a disagio, diciamo, anche perché contate che io avevo una fila solo per me, dietro di me non avevo nessun passeggero, quindi avevo veramente tanta distanza da un passeggero, c'era veramente tanta distanza tra un passeggero e l'altro. Arrivata a Zurigo, il volo è stato cioè veramente una passeggiata, 60 passeggeri, infatti sono stata comodissima, ho dormito solo 3 ore, però vabbè, meglio che niente. Ora sono a Zurigo e non riesco ad avere il wifi, cazzo, in Svizzera sono tutti precisi e per avere il wifi bisogna, non lo so, chiamare l'FBI. Comunque, ancora mezz'ora, poi ci imbarchiamo per l'Italia.
in provincia di Torino. E niente, quindi adesso sono a casa che sto aspettando mia mamma, perché mia mamma è la persona a cui dovremmo fare la sorpresa. Di solito dovrebbe arrivare verso ora di pranzo, quindi secondo me ancora un'oretta. Inoltre, scusate per questa faccia, ma non ho dormito niente oggi, tipo ho dormito 2 ore, ovviamente sono stufata dopo un bel volo. Il volo dalla Svizzera a Milano è stata veramente una passeggiata, cioè stato velocissimo, a parte che il volo tipo dura solo mezz'ora, ma in più eravamo sette passeggeri, la tipa all'aeroporto quando praticamente fa: ok, ora apriamo il gate per imbarcare le persone a Milano. Letteralmente nessuno che si è alzato, di solito sapete che c'è di solito la fila, evidentemente nessuno voleva andare a Milano dalla Svizzera, infatti eravamo solo in sette, però è stato super super veloce. E poi è stato anche veloce, appena arrivati a Milano 2 secondi, poi abbiamo preso la macchina e adesso siamo qui a casa. E niente, quindi questo è stato il viaggio. Ora aspettiamo solo mia mamma, che in realtà è l'unica che non sa niente. Ma come cavolo è possibile? Tadà! Sorpresa!